Sono appena arrivata dalla palestra e sto preparando qua il cibo per la settimana. Vi faccio vedere un po'. Qui ho il pollo che ho già tagliato e preparerò anche un po' di questo che è macinato di tacchino. E qui c'è già anche un po' di verdurina che sta cuocendo. E questo, per me è molto importante preparare tutto il cibo della settimana, perché almeno così durante la settimana non mi devo preoccupare assolutamente, basta prendere già tutto pronto, lo riscaldo e tutto molto più semplice. Alla fine mi sono persa un po' nei calcoli, è mancato proteina e carbo per 4 di questi, però le farò dopo. Intanto inizio già a chiudere queste che sono pronte, 5 per 5 giorni interi. Nelle ultime settimane che avevo preparato il mangiare così per tutta la settimana, ho cercato di fare più piatti diversi per cambiare un po' durante la settimana, ma alla fine diventa un po' difficile, un po' anche troppo lunga. E per questo, questa volta ho preparato praticamente due opzioni, che è una di verdure con pollo e patate al forno, e l'altra è perché ho mischiato un pochino, quindi non so quale c'è purè, quale c'è le patate al forno. Comunque ho preso un po' di patate al forno che c'era già a casa, ho preparato purè, pollo e macinato di tacchino con un po' di verdure miste, in questo caso fagiolini e broccoli, e così ho preparato i piatti, ho montato i piatti con quello che avevo pronto. Ecco, sono rimasto ancora 4 da preparare che vedrò per domani, o sì, proverò a prepararli e lasciarli pronti per domani. Adesso non so, ho voglia di andare fuori a pattinare. C'è un bel tempo, anche se si sta facendo tardi. Adesso sono le 5:20, inizia a fare un po' freddino, credo. Probabilmente farò la doccia e andrò a lavorare un po'. Non lo so ancora, vedrete. Mi stavo dimenticando di preparare la colazione. E ultimamente ho imparato a fare una cosa nuova per la colazione, che in realtà non so neanche come si chiama, mi sa che è porridge. Però non sono sicura. Comunque è yogurt con farina di avena, un po' di frutta e il burro di arachide. Tutto questo nelle quantità giuste per la mia dieta. Quindi adesso lo preparerò perché mi piace un sacco mangiarlo la mattina fresco, già pronto, super nutriente, nutritivo. Ho già fatto in diversi modi, mettendo lo yogurt prima, oppure la farina d'avena prima, ma il miglior modo è fare con la farina d'avena prima, perché così rimane bella bagnata, morbida ed è più gustosa. Se la metto sopra diventa un po' secca. Funziona lo stesso, però sotto è meglio. Come ultimo passo 20 grammi di burro di arachidi. Ed è così che rimane. Non sembra tanto deliziosa, però prima di mangiarla metto anche un po' di miele per dolcificare a dovere ed è buonissimo. Ho preparato il pranzo e adesso devo preparare alcuni pacchettini per il mio negozio online. In questi giorni sono stata un po' assente, quindi ci sono alcuni pacchettini da preparare.
E come preparo i pacchettini di ragazza vanitosa? Prima spruzzo un pochino di profumo, un'acqua profumata, per far arrivare i prodotti tutti già ben profumati, perché so che questa esperienza è importante per chi acquista. Dopodiché lo inserisco in questa carta super sottile, proprio gestita. E alla fine un nostro adesivo di ragazza vanitosa shop, almeno per adesso sto facendo così finché non arrivano le nuove box che ho ordinato, però ci mettono una vita per arrivare. Comunque per adesso i nostri pacchettini sono inviati così, e dopo che ho finito l'impacchettamento sono andata a sistemare un po' la casa, mettere un po' in ordine il tutto, perché ultimamente sono un po', non dico fissata, ma faccio molta attenzione a come rimane l'ambiente la casa, perché questo mi disturba particolarmente. Ho notato questa differenza con il tempo, che questo mi disturba molto. Se la casa non è sistemata, non è pulita, organizzata, non dico nei minimi dettagli, però in generale, cioè, sono un po' stressata, un po' confusa, non riesco a fare niente se ho la casa in disordine. E ho acceso anche il mio robot per aiutarmi nella pulizia. Ho questo robot che va a sia aspirare la casa ma anche a pulire con lo straccio. Ho fatto una bella doccia, mi sono vestita così un po' comoda, giusto per stare a casa. Tra un po' vado a prendere anche aria a scuola, ma adesso vado a finalizzare i miei capelli. Settimana scorsa, quando ho provato questi prodotti della Pomelo, avevo utilizzato lo spray Cosmic Wave con un gel per dare un po' di tenuta, e il risultato è stato ottimo, perché i capelli mi sono durati tipo 4 giorni, cioè proprio belli, quel ricciolino ben definito. E ho visto che, essendo uno spray, è comunque una crema che ha un bel po' di tenuta. Quindi questa volta ho voluto provarlo senza niente, per vedere come reagisce sui miei capelli. Adesso li vado ad asciugare, prima vi voglio mostrare una cosa e poi vediamo com'è il risultato finale, se funziona o non funziona. Fino alla fine del video ve lo dico. Settimane scorse mi sono arrivati questi prodotti, che sono della collezione di Shiglem per Frida Kahlo, e non li ho ancora aperto, giusto un paio l'ho sbirciato. Comunque vi volevo mostrare, ecco dov'è. Guardate che belli questi packaging, cioè proprio da sogno. Questo che cos'è? È un blush in crema. Ci sono un sacco di prodotti. Oh. La cosa che mi stupisce sempre di Shiglem è perché ha questi packaging super super carini. Questo che è tipo un rosso ciliegia, Modern Woman. Poi c'è questa matita che immagino sia una penna per la sopracciglia, da un lato il pennellino e dall'altro lato, stile eyeliner, molto interessante perché è super sottile. E il packaging, cioè guardate i dettagli di questo packaging, così, al contrario. Questo è il blush Folk Art, che è un pochino più arranciato rispetto all'altro. Poi c'è Flower Crown, che è un rosato, super rosato, tipo assomiglia un po' a quel colore che va super in trend adesso, di Dior, se non mi sbaglio, tipo qualcosa del genere, però un po' sul fucsia questo qua. Ci sono altri due colori di questa matita,
uno più scuro e l'altro diciamo che è una via di mezzo. Forse il mio colore è questo qua, che è il più scuro. Sono i rossetti con questo packaging bellissimo. Questo è un rosso, un po' rosato. C'è anche Calo, che è un bellissimo viola. Poi bisogna provarli tutti, cioè, le swatch, già che ci siamo. Wow! Questo è Calo. Questo è Asio. E l'altro è Surreal. Ah, Surreal è proprio più chiaro. Ah! Molto molto bello questo colore. Poi però ho l'intenzione di fare un video make-up utilizzando questi prodotti proprio per mostrarvi tutti da vicino. Questa è la palette, cioè la palette proprio bellissima, un sogno. La cosa super curiosa, perché questa qua l'ho già vista sui social, è che la parte interna della palette è uguale a quella esterna. Qui io dovrei swatchare e si rivelano tutti i colori, però questo vi mostrerò nel mio prossimo video, che farò un video dedicato a questa collezione proprio per provarla tutta, perché sono molto curiosa. I rossetti non si sono ancora asciugati, neanche il primo, però tipo le matite sembra che si fissano abbastanza bene. A parte l'ultima che ho applicato, che è proprio svanita, però le altre tre sono rimaste. Non so se magari questa era ancora bagnata, probabilmente. Voglio provare solo questo qua insieme a voi perché ho già visto che è tipo una tinta e quindi dopo che si asciuga rilascia un po' di colore. Cioè, in realtà il mio non si è asciugato, ma cercando di toglierlo, poi mi è rimasto un po' di colore sulla mano. Voglio provare questa, che è il colore Iseo. È quello più rosso. È un lip tint, quindi un po' idratante. Dalla telecamera lo vedo molto più forte. Qui, personalmente, per me è molto più naturale il colore. Rimane idratante e luminoso sulle labbra. Proprio molto, molto carino. Se c'è una cosa che io amo è fare tutto quello che devo fare ascoltando un podcast o della musica o qualsiasi cosa. E da qualche settimana ho perso le mie cuffie con le AirPods e quindi sto usando solo queste. Quindi mi vedete così con le cuffie perché cioè, mi distraggo così mi passa più veloce. E comunque, in questa Pasqua a Daria le hanno regalato un sacco di uova di Pasqua. Il cioccolato e cioè tutti questi cestini vari pieni di cioccolato e visto che sto occupando un po' spazio, l'avevo lasciato lì un po' buttato, non c'ho neanche spazio per tutte queste cose. L'idea è separare tutti questi cioccolati e metterli a posto perché sono tutte aperte e lei ha già tolto tutte le sorpresine, le cose. Pensavo di lasciarli in una ciotolina separati così almeno sono più organizzati. Che posso stare così. L'idea è questa, almeno tutte le uova sono qua in pezzettini più piccoli, le metto a posto e poi lei le mangerà piano piano, man mano che avrà voglia. Così riesco a mantenere anche tutto più organizzato. Madonna, quanto cioccolato! Poi per gli altri dolci ho pensato di metterlo tutti qua, così anche man mano che lei ha voglia ne mangia. Sono finiti. Caramella, cioccolatino. È tutto mio. Cos'è questo? Lo so che è tuo. È
faccio disegnare. Ah, per disegnare. Sì, allora c'è una bamboletta. E questo? Anche? No, ma okay. Per me di fare i lavoretti. Per fare i lavoretti con la, sì, con la colla, ecco. Un sacco di lavoretti. Della Lindit. Che belli. Vabbè, questo metterli a posto nella tua stanza insieme a quello. Io sto sistemando i cioccolatini qua. Okay. Così li fa a posto. Questo lo vuoi, questo cestino? Per giocare, non lo so, o lo butto? No, no, non lo butti, per favore, no. No? Sì. Cosa ci fai con quello? Gioco. Giochi, okay. Giochi? Ci no. Giochi, ok, va bene. Non è niente, ok, ragazzi? Sì, è uscita questo weekend con suo papà. Ha preso troppo freddo, si è raffreddata, poverina. Di dolci con cioccolati. Amore, per favore, puoi venire a cena? Ok. Che se fez? Ti fez uma carrão com carninha. Como se você fez gravata? Farfalhinha. Eu chamo ela de gravata. Eu fiz gravata, então. Estava fazendo a minha vídeo. Eu faço su Roblox, la mia prima volta. A te piace un sacco questo gioco, di Roblox? C'ho pure la foto di Roblox nel mio tablet. Suono. Brava. Molto brava. La scuola oggi come è andata? Eh? La scuola com'è andata oggi? Mi ero dovuto dire una cosa che mi ero dimenticata. Praticamente io oggi ho imparato i soldi. Hai imparato a contare i soldi? Importante questo. Ci sono quelli piccoli che sono mezzo rosso, mezzo arancione. Uh-huh. No, mezzo arancione, mezzo marrone. Mm-hmm. Ci sono anche quelli gialli. Mm-hmm. E ci sono due che sono di un euro. Sì. I primi, quelli piccoli, sono centesimi. Mm-hmm. E i medi anche. Mm. E poi i più grandi sono euro. Uh-huh. E poi ho imparato anche quelli di carta. Wow! Già, c'è anche il 150. No, 500. 500? 500. 500 è la più grande. Però non si vede quasi mai. Se vuoi dopo ti faccio vedere una. No, sì, l'ho vista. Ma te l'hanno fatto vedere? Sì. Dove? A scuola? Con la foto, con la TV, no. Che scuole? No. Sul libro? Avete una moneta vera. Ah, era da, vera. Da 500? Sì. Da 500? Sì. Ma 500 è la carta, è in carta, non è moneta. Sì, carta. Ok. Vuoi un cioccolatino? No, sono finiti ormai. Sono finiti? Ok. Allora, non ti cerco la fine. Vieni qua. Sono le mie amiche. Sono tutti qua dentro. Così, quando hai voglia, mangi un pezzettino. Così, quando hai voglia, mangi un pezzettino. Cioccolato, è solo cioccolato. Cioccolatoso. Ma si tem que ficar longe, senão não dá pra te ver. Se está aí pra pubitir, não se vê dele. Chocolato, chocolato, choco, chocolato, choco, chocolato. Deixa eu ver quando vai fechar, acho que você.
girls, è già ora di dormire, mi sto appunto preparando per andare a letto, già struccata, ho fatto la mia skin care, ho anche sistemato un po' la casa prima di andare a dormire, perché a me piace dormire con la, svegliarmi con la casa tutta sistemata, ordinata, quindi oggi ho lasciato proprio tutto in ordine e niente, la giornata è stata bellissima, super produttiva. Volevo mostrarvi un po' di altre cose, ma alla fine è così. così sono le mie giornate da mamma microimprenditrice piena, indaffarata. Mi ha fatto un sacco piacere condividere questa giornata con voi. E ditemi qua nei commenti se volete altri vlog come questi, super realistici, della vita di una mamma. E fatemi sapere anche con un bel like se vi piace questa tipologia di video. E noi ci vediamo nel prossimo. Adesso vado a cercare il mio Ventolin perché sembra che l'asma sta arrivando. Quindi almeno mi porto avanti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!